Coraggio, la tua fede in Gesù ti salva. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, buon inizio settimana. Accogliamo anche oggi con grande gioia e accoglienza la parola di Dio e leggiamo il Vangelo secondo Matteo 9, 18, 26. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Amen. Carissimi, l'episodio di oggi, Matteo 9, ci presenta due guarigioni, due miracoli. Il primo è quello della figlia del capo della sinagoga e il secondo è di questa donna che aveva perdite di sangue che va da Gesù, tocca il suo mantello con fede e viene risanata. E la figlia del capo della sinagoga viene risuscitata. Noi vediamo due atteggiamenti, da un lato indiretto, dall'altra parte diretto. Innanzitutto l'atteggiamento indiretto è quello del papà di questa bambina. È un capo della sinagoga, è una persona molto stimata, una persona benestante e anche potente. Va da Gesù e intercede per la propria figlia, quindi non per se stesso, ma per la figlia che è morta proprio poco prima. Questo capo ha una fiducia così forte in Gesù che si prostra dinanzi a lui e fa una proclamazione. Dice: «Tu sei il Signore della vita e della morte». Guardate che è un fatto fortissimo. Quando mai oggi, 2000 anni dopo che Gesù è morto e risorto, potrebbe accadere un fatto del genere? Che una persona ha questa fiducia che Gesù può risuscitare anche i morti? Guardate che deve interrogarci quanto è grande la nostra fede o quanto a volte noi ci lasciamo scoraggiare da ogni situazione che viviamo. Questo capo si abbassa, questo capo non si scoraggia, questo capo non si lascia umiliare dalla morte della figlia, non si lascia buttare per terra, ma anzi va da Gesù con fiducia, dicendo: «Vieni, Signore», e lo dice da prostrato. Impone su di lei la mano e lei vivrà. Che meraviglia, che fede stupenda, fratelli e sorelle. Una fede che va oltre l'apparenza e anche la concretezza. Nel Vangelo secondo Marco si dice che questa figlia stava per morire. Qui in Matteo si dice che è già morta. È importante sapere che quest'uomo non guarda al fatto, alla crisi, alla malattia, alla morte, ma guarda a Gesù. Ha davanti a sé il Signore della vita e della morte. Ha fiducia che tutto è possibile per Dio. Addirittura quasi gli comanda: «Vieni,
imponi la tua mano su di lei e vivrà. E vedremo che la stessa fede, in un modo diretto, ce l'ha questa donna, emorroissa. Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. Lo tocca e guarisce. Quanto è importante, quindi, fratelli e sorelle, avere fiducia. Questo è ciò che ci salva, questo è ciò che ci guarisce. Una fiducia che non dipende, lo ripeto, dalle situazioni che stiamo vivendo, ma va al di là. Una fiducia che impone ai miei occhi, gli occhi della fede, di guardare esclusivamente al Signore Gesù, Signore della vita e Signore della morte. A Lui tutto è possibile, fratelli e sorelle. Impariamo da questo papà, impariamo da questa donna. Accadrà che molte persone ci derideranno, perché anche a lui, quando è entrato nella casa del capo, a Gesù deridevano, al capo della sinagoga deridevano. Quanti deridono la nostra fede? Ah, tu sei cristiano, tu credi in questo Dio, sono tempi nuovi, moderni, ormai abbiamo il lume della ragione, tu ancora sei un preistorico a credere in Dio. Fratelli e sorelle, tutto è nelle mani di Dio, la nostra vita. Allora oggi gli diciamo grazie, Signore Gesù, perché sei davvero vivo, sei in mezzo a noi. Sei un Padre buono che ascolta la mia preghiera, che guarda la mia situazione e mi tende la mano oggi. Gesù, ho fiducia in te. Ho fiducia che tutto è possibile per chi crede in te. Ho fiducia che tu non mi abbandoni, tu non mi lasci, ma di certo interverrai nella mia vita, nella mia situazione, nella mia salute, nei miei familiari, nella mia crisi. Ho fiducia, Signore. Voglio toccare il tuo mantello, Signore. Voglio che tu entri nella mia casa, che tu imponi le mani su di me, su coloro che amo, per guarirli, per risanarli. Salvaci, Signore. Io ho fiducia in te. E Spirito Santo, ti chiedo, aiutami a credere nella potenza di Dio. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan di oggi. Coraggio, la tua fede in Gesù ti salva. Lo Spirito Santo ci farà avere fiducia in Lui, perché nulla è impossibile a Dio. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista Oasi di Biella. Ci vediamo domani. Ciao.